our mountains, our beaches, as you've seen in the short movie before the meeting starts, our cities and our countryside are reopening. and this process will speed up in the coming weeks and months. i've said before that our economies will be different after the pandemic. some sectors will shrink, while others will expand. but i have no doubt that tourism in Italy will bounce back as strong as it was before and even stronger. Meanwhile, we will continue to offer substantial economic support to the sector in a forthcoming decree and in Italy's recovery and resilience plan. We must provide Clear and simple rules to ensure that tourists can come to an end and travel within Italy safely. As of the second half of June, a green pass will be fully operational within the EU. It allows tourists to travel across countries without quarantine so long as they can prove they have recovered from COVID 19. Have been vaccinated or have tested negative recently. As we prepare for the European certificate, the Italian government has introduced a national green pass that allows people to move across all regions as of the second half of May. Coming to today, I really welcome the conclusion of the meeting that has taken place today. The G20 Rome Guidelines for the Future of Tourism are a clear blueprint for the resumption of global tourism. They emphasize the essential role that tourism plays in fostering the global recovery. But they also affirm the need to make tourism more sustainable and inclusive in the future to protect the environment and engage local communities. I'm grateful to all participants in the G20 ministerial meeting, and in particular to Minister Garavaglia for their important and fruitful work, and to the OECD and the UNWTO for their role in preparing the accompanying reports. So, it's time for you to book your holidays in Italy. We look forward to welcoming you again soon. Thank you. Certo, grazie, con piacere. Ma, insomma, la, riun la riunione di oggi rappresenta uno dei primi appuntamenti del G20 ed è molto appropriato e simbolico perché se c'è un paese che è come dire intrecciato eh, col turismo, vive di turismo, è il nostro. Eh, tutto il mondo desidera venire qui. Purtroppo la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti a ospitare il mondo. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi, ma ad altri, altri a crescere. E io l'ho già detto altre volte, non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà forte come prima e più forte di prima. Nel frattempo il governo eh, intende offrire un un sostegno non mi piace, un, un aiuto all'industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata e naturalmente eh, l'industria turistica figura eh, prominente nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Veniamo al all'immediato futuro. Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici, per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà pienamente operativo all'interno dell'Unione Europea. Grazie al PAS i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese all'altro senza quarantena. A patto che possa dimostrare di essere guariti dal Covid, di essere vaccinati o di essere negativi ad un tampone, queste sono le condizioni che normalmente si richiedono nel Green Pass. In attesa del certificato europeo, che ci auguriamo venga il più presto possibile, il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo, già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano. Naturalmente le conclusioni di oggi sono da accogliersi con grande favore. Le linee guida del G20 di Roma per il futuro del turismo offrono una strategia chiara per la ripresa del turismo in tutto il mondo. In particolare sottolineano il ruolo essenziale che il turismo svolge e svolgerà nella ripresa ma affermano anche la necessità di rendere il turismo più inclusivo, sostenibile, che protegga l'ambiente e coinvolga le comunità locali. Quindi sono grato a tutti i partecipanti a questa riunione ministeriale del G20, in particolare al ministro Garavaglia, per il loro importante e fruttuoso contributo e anche all'Ocse e all'OMT per il loro ruolo nella preparazione delle relazioni che accompagnano questo incontro. Quindi, è arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia. E naturalmente non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo. Grazie.